Questa mattina in via Baratta a Battipaglia, all'interno del bar New Fanny, è avvenuta una deflagrazione nella zona cucina. Probabilmente nell'accendere il fornello alimentato da una bombola per cucinare è avvenuta la fuoriuscita di gas che ha creato una forte fiamma con spostamento d'aria che ha danneggiato le vetrine del bar e suppellettili. Non ci sono feriti, la bombola non è scoppiata. Sul posto i carabinieri di Battipaglia con il maggiore Vito Antonio Sisto, i vigili del fuoco di Eboli e la polizia locale con il comandante Gerardo Giuliano che ha chiuso la strada al transito. Uno spostamento d'aria provocato da una bombola è andata bene, insomma? È andata benissimo per quello che poteva accadere. Chiaramente sono in corso le indagini. Penso che sia stato nell'attimo in cui ha acceso il fuoco è successo qualcosa, diciamo, che ha provocato questo scoppio. Chiaramente, vista la zona, vista anche la densità, ci è andata troppo bene. Sono saltate le vetrine, nessun ferito? No, no, nessun ferito per fortuna. Adesso i vigili del fuoco faranno i loro rilievi dal punto di vista della sicurezza, perché bisogna verificare la quantità del gas contenuto con le dimensioni del locale. Sono tutti calcoli, sono tutte normative che aggettano ai vigili del fuoco. Dopo queste indagini i carabinieri sono intervenuti per sentirlo, noi abbiamo fatto la viabilità, adesso controlleremo l'amministrativo, se questo locale aveva le autorizzazioni per poter cucinare e fare quello che è la somministrazione. Poi il resto sarà trasmesso tutto in procura come informativa, come si fa di rito.